Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Del governo, dell'ennesimo governo di Netanyahu, ma hai la sensazione che, diciamo, questo dissenso nella società israeliana possa alzare il livello della tensione? Beh, questo dissenso è un dissenso che va contro Netanyahu e il suo governo. La tensione interna è altissima, ma certamente la terribile azione di Hamas del 7 lo ha unito. Cioè c'è questa necessità, lo dicono tutti, comunque sia dobbiamo cercare di stare uniti e finire questa guerra e vincerla e poi faremo i conti. La mia unica considerazione è che, primo, qualcuno di voi ha detto Netanyahu non è solo. Attenzione, questo è un paese che a causa di questa operazione si è spostato ancora più a destra. Io parlavo con dei membri dei kibbutzim che sono stati attaccati. Attenzione, poi tra l'altro è uno dei paradossi, molti di queste vittime erano gente di Shalom Akshav, di Pace Adesso, che nel 1982, Ferruccio si ricorderà bene, erano scesi in piazza contro la guerra in Libano, che era Yesh Gvul, c'era la signora Lipschitz, quella, una delle due donne israeliane, 85 liberate. anni liberata. Io conoscevo benissimo suo marito che lavorava, che adesso è ancora prigioniero, è ancora ostaggio. Alla Mishmar, è ancora ostaggio, è gente della sinistra, tutto contrario di Netanyahu. Però lasciatemi fare una considerazione. Davvero, guardate, non è per giustificare Hamas, anche perché io sto girando da vecchi amici palestinesi che erano d'accordo col processo di pace, sostenevano Arafat e oggi sono tutti per Hamas. Sono tutti per Hamas. Per loro Hamas è il movimento che ha riportato la questione palestinese davanti agli occhi del mondo. Sono tutti con lui. Guardate, c'è un movimento. Se a destra, se in Israele c'è una svolta a destra, anche tra i palestinesi c'è una svolta a destra. Questo è uno dei crimini di questo governo, che avendo pure a mano i mezzi, gli strumenti, non è riuscito a capire, a prevedere, a impedire. Ma lasciatemi dire solo questo: noi da quando siamo uomini abbiamo costruito le convenzioni, la politica, e cioè quello che era cresciuto dagli accordi di Oslo in poi, finalmente dopo 50 anni di guerre, anche di più, era un'opzione politica. Questo governo, questi governi con a capo Netanyahu, che non è solo, perché noi parliamo di Netanyahu, certo, ma ci sono tutti i suoi ministri attorno. Ma scusatemi, se noi togliamo l'opzione politica, cioè se non diamo una prospettiva ai poveracci, ai 2,5 milioni che non escono da Gaza da generazioni, da questi signori della Cisgiordania a cui vengono tolti ogni giorno terreni, case, possibilità, proprietà, abbiamo la pura violenza. E quello che noi serve un'alternativa politica, democratica, una prospettiva non violenta. Quello che noi abbiamo visto non è ISIS, è la pura violenza, come era stato il pogrom di Hebron del 29, tante altre azioni, meno gravi, meno vaste, ma questo è pura violenza. Ecco perché gli uomini, da quando sono cresciuti, fanno politica. Se non dai un'opzione politica alla guerra, hai la guerra. Chiaro. Grazie a Lorenzo Cremonesi. Adesso torna. Vorrei così sottolineare.